Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia. Chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitoli 33, 34, 31 gennaio e 4 febbraio 1900. Dopo essere Gesù venuto parecchie volte, ma sempre in silenzio, io mi sentivo un vuoto ed una dolcissima ed una pena, perché non sentivo la voce dolcissima del mio dolce Gesù. E lui, ritornando, quasi per contentarmi, mi ha detto: "La grazia è la vita dell'anima. Come al corpo dà vita l'anima, così la grazia dà vita all'anima. Ma non basta il corpo per avere vita, avere l'anima solamente, ma ha bisogno di un cibo, come nutrirsi e crescere a debita statura. Così all'anima non basta avere la grazia per avere vita, ma ci vuole un cibo per nutrirla e condurla a debita statura. E qual è questo cibo? È la corrispondenza, sicché la grazia e la corrispondenza formano quella catena inanellata che la conducono in cielo.
ed a misura che l'anima corrisponde, la grazia viene formando gli anelli di questa catena. Poi ha aggiunto: qual è il passaporto per entrare nel regno della grazia? È l'umiltà. L'anima, guardando sempre il suo nulla e scorgendosi non essere altro che polvere, che vento, tutta la sua fiducia la rimetterà nella grazia, tanto da renderla padrona, e la grazia, prendendo padronanza su tutta l'anima, la conduce per il sentiero di tutte le virtù e la fa giungere all'apice della perfezione. Che cosa è l'anima senza la grazia? Mi pareva il corpo senza l'anima, che diventa puzzolente e fa scaturire vermi e marciume da tutte le parti, tanto da rendersi oggetto di orrore alla stessa vista umana. Così l'anima senza la grazia si rende tanto abominevole da far orrore alla vista non degli uomini, ma di quel Dio tre volte santo. Ah, Signore, liberatemi da tanta sciagura e dal mostro abominevole del peccato. Trovandomi in uno stato pieno di scoraggiamento, specialmente per la privazione del mio sommo bene, questa mattina, facendosi vedere quando appena, mi ha detto: lo scoraggiamento è un umore infettivo che infetta i più bei fiori ed i più graditi frutti e penetra fino al fondo alla radice, in modo che quell'umore infettante, invadendo tutto l'albero, lo rende appassito, squallido. E se non vi si pone rimedio con l'innaffiarlo con l'umore contrario, siccome quell'umore cattivo si è introdotto fin nella radice, dissecca la radice e fa cadere l'albero per terra. Così succede all'anima che si imbeve di quell'umore infettivo, dello scoraggiamento. Con tutto ciò mi sentivo ancora scoraggiata, tutta rannicchiata in me stessa. E mi scorgevo tanto cattiva che non ardivo slanciarmi verso il dolce Gesù. La mia mente era occupata dal pensiero che per me era inutile di più sperare, come prima, le continue visite di Lui, le sue grazie e i suoi carismi. Tutto per me era finito. E Lui, quasi sgridandomi, ha soggiunto: che fai? Che fai? Non sai tu che la sconfidenza rende l'anima moribonda? Che pensando che deve morire non pensa più a nulla, né ad acquistare né a mettere a traffico la grazia, né ad abbellirsi di più, né quasi a porvi rimedio ai suoi malori. Non pensa altro se non che per lei è finito, e non solo rende l'anima moribonda, ma tutte le virtù, la sconfidenza, le rende vicine a spirare. Ah, Signore, immagino di vedere questo spettro della sconfidenza squallido, macilento, pauroso, tutto tremante, e tutta la sua maestria non con altro congegno, ma con la paura, conduce le anime alla tomba. Ma quel che è più è che questo spettro non si mostra nemico, che l'anima può schernirsi della sua paura, ma si mostra amico e si infiltra tanto segretamente nell'anima che se l'anima non sta attenta, parendole amico fedele che agonizza insieme e giunge a morire insieme, difficilmente si saprà liberare dalla sua artificiosa maestria. Queste sono altre due lezioni assolutamente fondamentali e di capitale importanza per la vita interiore. Vita interiore in quanto tale, anche qui prescindendo dall'importantissimo, diciamo così, perfezionamento e corollario che è la vita nella divina volontà. Queste sono regole che valgono per la vita interiore e spirituale di ogni anima. Prima immagine che il Signore fa è l'analogia, diciamo che la grazia sta all'anima come l'anima sta al corpo. Quindi un corpo senza anima non è vivente, l'anima senza la grazia è morta. Ecco, però un corpo animato da un'anima razionale è vivo, ma ha bisogno di mantenersi in vita, deve mangiare e deve bere, perché sono le funzioni fondamentali. Non può durare a lungo la vita se non si mangia senza bere. Perché Gesù fa questo paragone? Così dice che il cibo dell'anima è la corrispondenza,
cioè la cooperazione, la risposta attiva e cooperante dell'uomo alla grazia. Quindi il suo operare conforme a ciò che la grazia desidera, richiede e ispira. Questo da un punto di vista dogmatico è assolutamente ferreo e inattaccabile, perché la Chiesa Cattolica ha sempre insegnato contro Pelagio che l'uomo non può autosalvarsi, non dipende solo dalla sua buona volontà, ma se non riceve la salvezza da Gesù come dono gratuito, per mezzo della giustificazione e per mezzo della grazia, non può assolutamente, come Gesù dice nel Vangelo, entrare nel regno di Dio. Chi non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Questo è categorico. Però, al tempo stesso, ha affermato contro Lutero e contro certe correnti, sempre redivive, tipo i pietisti o gente di questo genere, che l'uomo è tenuto a rispondere, a corrispondere alla grazia, a cooperare con lei e una volta giustificato può e deve compiere in virtù della grazia santificante le opere buone. Può tendere alla perfezione, può diventare perfetto, solo che lo voglia, rispondendo all'azione della grazia. Questi principi devono essere non chiari, ma di più. E chi non lo fa, la grazia la perde. Tutte queste cose sono, diciamo, insinuate in quelle massime evangeliche, non da tutti ben compresi, dove Gesù dice a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, il famoso talento, no? A chi non ha cosa? La corrispondenza alla grazia. Sarà tolto quello che ha, cioè cosa? La grazia che aveva. Noi sappiamo che una volta che un bambino viene battezzato, riceve immediatamente l'infusione della grazia santificante, che è un abito interiore che abita dentro la nostra anima e ne informa tutti quanti gli atti. Con la grazia vengono infusi tutti gli abiti delle virtù teologali e anche di tutte le virtù cristiane. Solo che tutto questo deve svilupparsi, deve crescere, deve essere esercitato, perché altrimenti rimangono come foglie, ecco, di un albero destinato ad essere a cadere con il suo appassimento, senza produrre alcun frutto di vita. Allora su questo dobbiamo farci molto attenti. Perché poi quando si tende alla perfezione e la tensione verso la perfezione è un requisito imprescindibile per entrare nel regno della Divina Volontà, che conduce ad una perfezione straordinaria e al di là, ecco, del comune, non si tratta semplicemente di non fare il male, quindi di non trasgredire la legge di Dio, di osservare i comandamenti. Questo è, come dire, quasi dato per ovvio e per scontato, ma si tratta di imparare a corrispondere alle sollecitazioni continue che la grazia ci fa verso la perfezione, quindi ascoltare la voce dello Spirito Santo, imparare a discernere le ispirazioni buone ed essere generosi e secondarli, perché se c'è una mozione interiore verso un certo atto di perfezione e tu non lo fai, non commetti peccato, ma perdi un'occasione di crescita. Quindi quella grazia che tu hai ricevuto, quella grazia attuale, si chiama così tecnicamente un'ispirazione, se tu non la assecondi, la perdi. Se tu la assecondi, ti perfezioni ulteriormente e ne riceverai un'altra più grande. È così che procede con il cammino verso la santità. Si passa di grazia su grazia nella misura in cui si risponde alle grazie che il Signore ci manda. Ora, Gesù torna ancora a parlare dentro questo contesto dell'umiltà, ecco, usando un'immagine molto suggestiva, insomma, no? E anche molto moderna, se vogliamo. Il passaporto per entrare nel regno della grazia, attenzione, non sono nel paradiso, è l'umiltà. Chi pensa di poter, perché?
Pelagio, che era un grande eretico, sembrava, insomma, era un asceta, era un monaco. C'è sempre pericolo quando si affrontano malamente certe cose. Lui praticamente diceva che il peccato originale era un cattivo esempio dato da Adamo, ma non aveva rovinato e ferito la natura umana in quanto tale. No. Quindi bastava rimboccarsi le mani e fare un pochino di buone opere ascetiche, un po' di digiuno, un po' di cose, eccetera, che tutto andava a posto. Questo discorso cela una superbia prometeica, oserei dire, insomma. È sempre lo stesso discorso, il fare da se stessi. Sant'Agostino ha scritto parole di fuoco, insomma, contro questa perniciosa e perversa dottrina. Perché Dio fa grazia agli umili, dice la scrittura, e resiste ai superbi. Cioè, Dio vuole che noi riconosciamo il nostro nulla, la nostra abiezione. San Luigi Monforte scrive in passaggi memorabili del passato del Trattato della Vera Devozione, l'essere incapaci di compiere alcuna azione utile alla salvezza, proprio l'essere proprio un disastro totale se uno si guarda nella verità, ecco, ma senza però scoraggiarsi, d'accordo? Perché il nostro nulla è stato abbracciato, santificato e redento dalla potenza dell'opera della redenzione di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, quella opera, tanto quanto noi non soltanto ce ne sentiamo, ma ce ne efficacemente rendiamo bisognosi. Quindi se l'anima si umilia davanti a Dio, non davanti agli uomini, è un fatto interiore anche questo, riconoscendo sinceramente, quindi non serve dirlo davanti alle persone, non serve dire davanti a tutti io sono un nulla, sono un grande peccatore, e soltanto per atteggiarsi ad umile a fare bella figura. Non serve a niente, non serve. Anzi, serve a, se mi si passa il termine, quindi non intendendolo alla lettera, ma ciò che significa, serve ad irritare un po' nostro Signore. Invece se nel silenzio della preghiera, come il pubblicano nel tempio, ecco, ci si annienta, ci si umilia davanti a Dio riconoscendosi per quello che siamo, senza che questo giustifichi alcun atteggiamento pietistico, dice siccome io non sono nulla, non faccio nulla, non so buono a fare nulla, fai tutto tu che io non faccio niente. Questa non è umiltà, questa è un'altra volta, un'altra forma raffinata di superbia, perché anche il quietista è superbo, d'accordo? Perché il quietista vuole scaricare tutte quante le responsabilità su Dio, ecco, e uscire dall'ordine da lui voluto, perché Dio ha voluto che, come diceva Sant'Agostino, ti ha creato senza di te, ma non ti salva senza di te. Noi abbiamo la libera volontà che deve muoversi e volgersi verso la divina volontà, volontariamente, liberamente, ogni giorno, in ogni atto, in ogni situazione e in tutto. Quindi non ci sono automatismi, d'accordo? Non si può scaricare su Dio la responsabilità della nostra salvezza o dannazione. È un gesto di una vigliaccheria e di una superbia come dire, innominabili. Infine, so chi ha mai visto un cadavere, insomma, o chi sa che fine fa un cadavere, e l'anima senza la grazia, ecco, diventa ben peggiore di un corpo in putrefazione, che abbiamo sentito produce vermi scoli di marciume da tutte le parti, puzze, e diventa orribile. I corpi non si lasciano decomporre, insomma, sotto gli occhi di tutti, anche per una forma di rispetto, insomma, verso la persona che attraverso la decomposizione subisce, insomma, una umiliazione non indifferente. Immaginiamo se avvenisse tutto questo sotto gli occhi di tutti. Dovremmo girare con le maschere antigas, staremmo in continua visione dei film dell'orrore, no? Però ben pochi pensano che l'anima senza la grazia, basta non andare a messa la domenica, insomma, per non averci la grazia di Dio, insomma, non è già avuto sto granché, si rende peggio, ecco.
di un cadavere in decomposizione. Che la luce del Signore, insomma, illumini le anime e le coscienze. Poi Gesù parla di due brutte malattie interiori molto diffuse, ed anche queste sono tutte e due figlie della superbia. Non hanno niente a che fare con la vera umiltà. Uno, lo scoraggiamento. Lo scoraggiamento è quella bruttissima disposizione interiore che, traendo e mal spunto, ecco, dalla propria miseria, ne inferisce conseguenze, ecco, non buone. Siccome io sono un disastro totale, faccio schifo. E il Signore non torna più, qui dice Luisa, non mi farà più grazie, non c'è possibilità di cambiamenti o cose di questo genere. Questo chiaramente perché purtroppo dobbiamo sempre ricordare che il confine tra la virtù e il vizio molto spesso è estremamente labile. L'umiltà certamente porta a una profonda abiezione di sé, non solo all'amore, alla propria abiezione, ma questo lo fa serenamente e fiduciosamente, e nella coscienza che, pur essendo io nulla, Dio si compiace di fare cose grandi con i nulla, anzi, fa le cose grandi solo con i nulla. Per cui non c'è nessun motivo di scoraggiarsi, anche, come dire, ricadere nei difetti soliti, purché, attenzione anche qui, perché ogni cosa che si dice, purtroppo, se malintesa, può essere utilizzata anziché come edificazione, come ulteriore distruzione. Quindi, se uno cade ancora in qualche difetto, nonostante ce la metta veramente tutta e usi tutti i mezzi per combatterlo e vincerlo, tutti, nessuno escluso, i sacramenti, la preghiera, il farsi aiutare quando è necessario, non voler fare sempre le cose di testa propria, eccetera, eccetera. Quindi se uno usa tutti i mezzi e si vede che non riesce a venirne a capo, deve semplicemente pensare che il nostro Signore vuole che si umili ancora un po'. Non gli dà ancora la spinta per togliere definitivamente quel difetto perché non è tempo, sarebbe male per lui. Qui c'è il purché l'anima lavori, perché se l'anima non lavora e non fa quello che può, come si dice in ascetica, per correggersi, migliorarsi, vincersi, allora sto discorso non vale più. Ecco. Vale più. Perché non si tratta di scoraggiarsi anche in questo caso, ma si tratta di dire: cerca di darti una svegliata, perché se aspetti la grazia dal cielo non cambierai mai. E quindi è ora che ti metti a lavorare un po', anche se questo, come certamente sarà, comporterà fatiche, sacrifici, travagli, croci, eccetera. Sorella gemella dello scoraggiamento è la sconfidenza, la chiamano così, cioè la mancanza di fiducia nel Signore. Scoraggiamento e sconfidenza che hanno, come dire, come massima, ecco, tutto per me è finito, non c'è più niente da fare. Questo è, come dire, è una delle, come dire, delle vittorie sataniche più eclatanti, più evidenti. Questo succede con le anime, con i principianti, con i proficienti e pure con i perfetti, insomma, perché con i perfetti, insomma, nelle fasi di purificazione grave, a volte è Dio stesso che permette al demonio di distruggere, insomma, di vagliare l'anima in questo modo veramente infernale, no? È sicuramente anche il caso di Luisa. Quindi l'orribile parola è finita e o non c'è più niente da fare.
non deve essere mai pronunciata per nessun motivo. E attenzione, anche qui bisogna essere molto attenti, perché se l'anima che ha dei problemi, ha delle malattie interiori, ha delle difficoltà, non opera efficacemente, non ricordo, quindi cincischia e dice, come quelli che dicono, sì sì signore, signore, hai visto l'operaio della vigna, va a lavorare nella vigna, sì sì ci vado subito, ma poi non ce va, la vigna rimane incolta. Allora, il non cadere nella tentazione della sconfidenza e nel dire tutto è finito deve sposarsi sempre, però, con la buona volontà, perché se non ci metti la buona volontà, cioè questo atteggiamento del tutto è finito non va mai detto in quanto è offensivo della divina bontà, perché Dio non lascia mai nessun'anima fino alla fine, mai. Il problema è che la possibilità reale della dannazione, che c'è e non è una possibilità remota, non dobbiamo considerarla che sì, tanto non succede quasi mai, no, no, succede tanto spesso, ma la responsabilità di questo tocca, aspetta solo all'anima, cioè un'anima dannata, quando varca le soglie dell'inferno, se lo dice come è finita, adesso è proprio finita, ma è finita solo per colpa sua. Quindi in questo mondo non dobbiamo mai dire è finita, ma in alcune circostanze può essere opportuno dire cerca di farla finita, attribuita a se stesso, se no è finita sul serio, ma non per colpa dell'Altissimo o perché il braccio del Signore si è accorciato, d'accordo? Quindi per mancanza di fiducia e di confidenza in Lui e con il pensiero distorto a... siccome sono sempre uguale, Dio non mi aiuterà più. No, no, questo non accadrà mai. Siccome sei sempre uguale, Dio sta alla tua porta e bussa per aiutarti non appena che tu gli apra realmente la porta, non a chiacchiere. Tutti quanti siamo buoni a dire entra Signore, per carità, benvenuto, poi bisogna vedere se la porta è aperta oppure no. D'accordo? Perché molti lo fanno a parole, ma con la lingua, pochi lo fanno a fatti, perché fare i fatti comporta il travaglio del cammino di santificazione, di purificazione e di perfezione, d'accordo? Che è un travaglio, d'accordo? Perché se fosse una cosa tanto semplice e tanto facile saremmo tutti santi, ecco, invece santi non c'è nessuno, a priori ci si diventa, ma a costo di... di prove, di sacrifici, di passaggi, no? Figlio, se ti prepari, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione, si legge nel libro del Siracide, quindi preparati al travaglio, preparati al combattimento spirituale. Ecco, allora bisogna fare attenzione che queste due bestie malsane, queste gemelle, scoraggiamento e sconfidenza, fa notare Gesù, se non sono debitamente cacciate con atti contrari, che sono atti di fiducia in Dio, atti di abbandono, atti di confidenza, unitamente ad atti di autoesortazione a se stessi, di prendere risolutamente direzioni ferme, ecco, e stabili e costanti, di affrontamento dei problemi interiori e di soluzione di essi sempre con l'aiuto di Dio, se non si fanno queste operazioni di contrasto, Gesù dice attenzione che questo è come un veleno che penetra dentro e corrode le radici e secca l'albero, d'accordo? Perché un'anima che è l'immagine molto, molto eloquente, usata a volte anche in campi psicologici, è tutta rannicchiata in me stessa. Hai visto? Rannicchiata in se stessa è proprio l'immagine, ripiegato su se stessa, proprio l'immagine di chi, come dire, si è avvoltola nel proprio nulla,
Perché guarda che le anime che si scoraggiano, che si scoraggiano, sono anime superbe perché non chiedono aiuto, non chiedono reale aiuto. Non chiedere reale aiuto, non farsi aiutare, è una forma, come dire, a mio avviso, raffinatissima di superbia. Che è sempre lo stesso discorso. Fare da sé, ma fare da sé la radice del peccato, di ogni peccato, del peccato originale, di tutti i peccati che abbiamo fatto. Cioè, la prova a cui furono sottoposti sia gli angeli ribelli che gli uomini, a prescindere dal suo contenuto, insomma, che è nell'ambito delle ipotesi teologiche, anche se sono, sia molto bello, insomma, sapere anche il contenuto, ma il cuore di questa prova, il motivo per cui Dio la chiese, era che l'uomo liberamente doveva attestare a Dio: io non voglio e non posso fare da me, ma voglio fare tutto da te e con te. Questo significa vivere nella divina volontà, che è proprio l'estremo opposto. D'accordo? Tu ti scoraggi quando fai quel poco che fai, o lo fai da te, oppure non corrispondi adeguatamente alla grazia, quindi non fai niente, e vedendo, d'accordo? Perché non si cambia in due circostanze, o quando non si corrisponde alla grazia, oppure quando si fa da sé, senza realmente farsi aiutare né da Dio né dai suoi collaboratori che possono aiutarci. In questi casi non si cambia mai. Mai. E lo scoraggiamento chiaramente e la sconfidenza sono gli stati d'animo conseguenti che completano il suicidio spirituale dell'anima. Che bisogna fare attenzione perché in casi seri, in situazioni serie, protratte nel tempo, noi capiamo tutti quanti dove vanno a finire queste cose qui, no? Quindi quando qualcosa non funziona, anziché cominciare a fare i piagnistei degli scoraggiamenti oppure pensare che Dio non ci aiuti, ecco, tu chiediti che cosa sto combinando? Io sto corrispondendo alla grazia o no? Mi sto lasciando aiutare o no? Faccio sempre tutto la testa mia. Sì, dico sì, voglio fare quello che dice il Signore, voglio fare la volontà di Dio. Sì, come no? Ma vediamo poi. Se la fai o se non la fai, usi i mezzi per uscire fuori dalle situazioni di morte, di sofferenze, di stallo, di blocco. Quindi capite? Cioè, lo scoraggiamento e la sconfidenza, purtroppo, sono ulteriori esiti di comportamenti superbi. Perché anziché affrontare il problema e dire sì, vabbè, sto facendo queste cretinate, queste stupidaggini, adesso basta. Quindi cominciamo a lavorare bene, adeguatamente, quindi sia corrispondendo alla grazia, sia non agendo di testa propria. No, ah, vedi, ci ho provato, non serve a niente, ma ci ha provato a fare cosa? A seguire il cervello bagato che c'hai? Che serve seguire il cervello bagato che c'hai? Ci hai provato a fare cosa? Confidando su te stesso, facendo tutto da solo? A fare cosa? L'uomo che agisce da solo si ritrova con un pugno di mosche in mano e l'uomo si deve piegare e deve chiedere aiuto a Dio e ai mezzi che Dio ci mette a disposizione per crescere nella fede e nella santità. Se non ripeto, scoraggiamento, sconfidenze, piagnistei, rannicchiamenti, ripiegamento di se stessi sono l'ultimo atto di un processo che vede la sua responsabilità solo dell'anima. Guai a chi imputa a Dio la causa della propria dannazione, che è una delle bestemmie più orribili che si possono dire. Perché la causa dei nostri problemi in questo mondo, di tutte le nostre infelicità, siamo solo noi stessi. Così come la causa di eventuale, Dio non voglia, dannazione, è solo la libera volontà dell'uomo. Nient'altro che questo. Guai a chi dovesse solo pensare diversamente e Dio non voglia dire diversamente.
O Divina Maria, tu sei piena di grazia, la tua anima non era semplicemente viva, di più, era quanto di più bello si potesse e si possa lontanamente concepire per la pienezza di grazia, attenzione che tu hai avuto fin dalla concezione, ma a cui hai corrisposto in maniera assolutamente unica e inimitabile. Quindi neanche, come dire, se si vuole usare un'immagine un po' limitata, ma esplicita, neanche un micron, ecco, di grazia divina è andato sprecato in te, neanche una goccia. Ecco. Tutto è stato da te accolto, valorizzato e impiegato al massimo possibile, giungendo a dei vertici di santità, insomma, che non sono sondabili né da mente umana né da mente angelica. Io sono sempre stato convinto che soltanto Dio conosce perfettamente la santità che tu sei e che hai. Questa pienezza di grazia era figlia diretta della tua infinita umiltà e ti ha portato a vivere una vita di completo abbandono, confidente, completamente proprio adagiata, ecco, nelle braccia di colui da cui sapevi essere infinitamente amata e che servivi con tutto l'amore e anche con tutta l'umiltà di cui eri capace, non confidando mai in te stessa, ecco, ma sapendo che tutto potevi, come ci avrebbe insegnato l'Apostolo, in colui che ti dava la grazia e la forza. Questo splendore straordinario, ecco, delle tue disposizioni possa essere presente in noi, anche per la tua intercessione, ecco, perché possiamo valorizzare e portare al massimo dei frutti possibili, i doni, le grazie e le benedizioni che Dio non cessa di elargirci. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat. Ave Maria.